Volevo lanciare un messaggio invece a tutte le altre persone che mi scrivono delle cose, come dire, banali, sì, delle cose, mi scrivono delle cose banali, delle cose inutili, ecco, sì, mi scrivono delle cose assolutamente inutili. Allora io a loro, a queste persone, che sono tanti, sono tantissimi, vorrei lanciare questo messaggio, ovvero vi porto un esempio. Diciamo che io oggi, questa mattina, mi sono alzato con la voglia di, faccio un esempio, eh? Mi sono alzato con la voglia tremenda di imparare a guidare una macchina da rally. Fantastico. Allora, io che non sono un pilota di macchine da rally, la prima cosa che faccio qual è? Io che comunque guido la macchina, ho 47 anni, ho preso la patente a 19, per cui fate voi il calcolo. Sono 28 anni che guido la macchina, ma guido le macchine normali come tutti voi, no? Però questa mattina mi sono alzato, voglio diventare, da oggi voglio diventare, imparare a diventare un pilota di macchine da rally e andare a correre i rally in tutto il mondo. Fantastico. Allora io mi chiedo, no? Qual è la prima cosa che devo fare per diventare pilota di macchine da rally? Devo andarmi a iscrivere ad un corso per piloti di macchine da rally. Non credo che ci sia, che sia così difficile arrivare a questo concetto base. Ok, allora io se esco di casa perché voglio diventare pilota di macchine rally e vado in un'autoscuola nella quale si danno lezioni per principianti per imparare a prendere la patente per la macchina, quella che tutti quanti noi usiamo nelle nostre città, io poi quando vado lì e entro nell'autoscuola, in un'autoscuola qualunque, e comincio a prendere lezioni per la patente della macchina, io che voglio diventare pilota di macchina da rally, non dimenticatelo questo passaggio, non posso andare a spaccare i coglioni all'istruttore dell'autoscuola che mi insegna a guida, a fare una cosa che io già faccio da 29 anni, ok? Non posso andare lì a rompergli e a dirgli, ma questo io lo so fare, ma io lo so che qui c'è la leva del cambio, io lo so che questo pedale è il freno, io lo so che questo pedale è l'acceleratore, io lo so che queste sono le luci, io lo so che questo è il freno a mano, questa è la freccia, il volante, il clacson, eccetera, cioè i segnali stradali, li conosco, che mi stai raccontando? Cioè, mi stai raccontando delle cose inutili. Allora, se io faccio ciò, poi non mi posso lamentare se l'istruttore dell'autoscuola vicino a casa mia che dà lezioni per poter prendere la patente della macchina, la patente B della macchina, non mi posso lamentare se questo un giorno mi guarda dopo che io gli ho spaccato le palle per una settimana con io lo so fare, questo lo so fare, questo lo so fare, questo lo so fare, è inutile, mi stai dando lezioni inutili, eccetera, eccetera. Dicevo, non posso lamentarmi se poi questo qui mi guarda in faccia e mi dice, ma tu sei un gran c***o. Perché dico questo? Perché se io voglio diventare pilota di macchina da rally, non devo andare in un'autoscuola dove fanno lezioni per principianti, ma dovrò andare in una scuola particolare dove insegnano a guidare le macchine da rally che si guidano in modo completamente, non lo so perché non sono un pilota, ma immagino che si guidino in un modo completamente diverso da come io guido a tutt'oggi la mia vettura nella mia città. Per cui ecco, ripeto, se vado nell'autoscuola, spacco le palle all'istruttore e lui mi manda a c***o e mi dice che sono un c***o perché non dovevo andare lì a spendere poi tra l'altro anche i soldi, perché quelle non è che sono cadute ma sono a pagamento, l'unica cosa che posso fare è prendere un bel muro di cemento armato, dargli 5-6 craniate e dopodiché probabilmente mi rinsavisco, no? Allora, tutto questo bel discorso per dire che cosa? È inutile che mi venite a rompere, a spaccare, è inutile che mi venite a rompere con, ma stai dicendo nei tuoi video, stai dicendo cose banali, nei tuoi video, no, ma questo non si fa così, no, ma questo non si fa cosà, perché io vi dico, ma
Ma che volete? Cioè, ma se il video non è per voi, ma che ci avete da rompere? Che ci avete da rompermi? Se il video non è per voi, andate a vedere, guarda, ci sono. Ho trovato io, tra l'altro, su YouTube, alcuni spezzoni di video tutorial fatti da Satriani, fatti da Steve Vai, che, diciamo, ecco, mettiamola così, che poi tra l'altro Satriani era anche il maestro, per un determinato periodo è stato anche il maestro di Steve Vai, per cui immaginate voi, diciamo che loro due, Satriani e Steve Vai, sono un pochino più bravi di me a suonare la chitarra, non molto, sono un pochino più bravi, per cui andate a guardare i loro video che sicuramente vi insegnano cose che io non sono in grado di insegnarvi. Se voi volete diventare come Steve Vai, che li guardate a fare i miei video? Che ci venite a fare nel mio canale per rompere le palle? E poi se mi dite ma questa cosa non si fa così, ma questa cosa non si fa cosà, ma fallo te il video, no? Fai tu un video, ti compri una bella telecamerina, così come ho fatto io, ti metti in camera tua, o nel tuo, nell'oculo dove vivi, e fai il tuo video alla Steve Vai e insegni le cose che vuoi, come vuoi. Allora, perché dico questo? Perché nel mio canale di YouTube, in questo canale, io sono un ospite tanto quanto voi, io ci metto la faccia, ci metto il nome e cerco di spiegare quello che so, d'accordo? Io non cerco, non spiego mai, perché è umanamente impossibile, non spiego quello che non so, io spiego quello che so. Ora, se quello che so e che spiego, nel bene e nel male, questo non interessa, se quello che spiego non è al tuo livello, perché ha un livello inferiore, ma da me che vuoi? Ma che vuoi? Non stare lì a digitare, che poi mi mandano messaggi persone con nomi improbabilissimi, ovviamente sono fintissimi, per cui io mi chiamo Corrado Tales, questa è la mia faccia, questa è la mia chitarra e questo è quello che io so fare. Se non ti sta bene, mi scrivi in privato cortesemente con nome e cognome e magari ci si potrebbe incontrare per scambiare quattro chiacchiere e per riuscire a capirsi, no? Altrimenti, se stai lì a fare tutte queste critiche, ritorniamo al discorso dell'istruttore di guida. Se quello ti manda a chiacchiere perché tu vuoi diventare pilota di rally, ma non è da lui che devi andare. E se ti sei sbagliato perché siccome sei un po' stupidino, non sei molto sveglio, in gamba, sei andato da lui nonostante vuoi diventare pilota di rally, questo qui giustamente se ti guarda e ti dà del c***o, con chi ti vuoi lamentare? Tra l'altro poi i miei video sono assolutamente gratuiti, che non è che qualcuno paga per vedere i miei video, pertanto ma che vuoi? Ma che vuoi? Comunque, vabbè, detto ciò, chiuso parentesi, scusate lo sfogo, ma veramente era una cosa che proprio io ne ricevo tutti i giorni, perché attenzione, io assolutamente sì che accetto le critiche, ma la critica, ragazzi, ma è possibile? Io non capisco come fate a non arrivarci voi, no? La critica deve essere costruttiva, ma che cosa significa la critica deve essere costruttiva? Non è perché siccome c'è gente che mi critica, allora io la pomma, cancellare, inibire dal canale, che poi è una cosa che odio fare. Ok, io accetto assolutamente, voglio il confronto, non è che lo accetto, io voglio il confronto, perché se tutti quanti mi dite quanto sei bravo, è troppo forte, è bello, sì, è gratificante da morire, no? Però non mi apporta nessuna miglioria, io anche, ovviamente, come tutti, come anche voi, sbaglio, faccio un miliardo di sbagli, sono una persona assolutamente imperfetta. Io anche quando molte volte è successo che facendo dei video, in alcuni video per esempio, come appunto quello su come fare una solo di chitarra su qualunque brano, ho sbagliato una slide, ho messo una nota che non c'era, me la sono inventata, va bene, chiedo scusa, mi sono corretto, nel video successivo ho mostrato la nota giusta in una scala, mi sembra che fosse la scala di Re, la scala maggiore di Re. Sì, credo che fosse quella, vabbè, comunque non importa, poco male. Per cui di errori ne faccio una marea, una valanga, un'infinità ne faccio di errori.
Ma quando è che la critica è ben accetta? Quando è costruttiva, non quando è distruttiva. Cioè, se tu mi vieni a dire quello che fai fa schifo, quello che fai non mi... Poi tra l'altro, ecco, scrivete molto, quello che fai fa schifo e quello che fai non mi piace. Ma che a te non piaccia, ma a me che me frega. Cioè, che a te non piace, ma che me ne frega a me. Come diciamo noi a Palermo, che a te non ti piace, a me ma rimbarza, cioè non mi interessa. Allora io cerco la critica costruttiva, non cerco la critica distruttiva. Se tu invece mi dici che su quella cosa, come appunto hai sbagliato a scrivere la nota sulla scala maggiore di re, ecco, quella è una critica costruttiva, perché mi hai fatto vedere che ho commesso un errore anche, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, abbastanza grave, ho commesso una nota al posto di un'altra, comunque correggibile, d'accordo? Ma quando tu mi scrivi, perché dici banalità, allora dico banalità, faccio video inutili, sono ripetitivo, e che, ma queste sono, scusa, ma sono, pensateci, sono critiche costruttive, boh, cancellare e bannare. Non c'è, io fra me e voi, se fate così, non ci potrà mai essere alcun tipo di discussione per crescere io e per crescere voi. Ora, il mio canale è aperto a casa mia, questo canale è aperto a tutti, assolutamente, però se volete diventare pilota di macchine da rally, non è in questo canale che dovete venire, dovete andare in canali di piloti di macchine da rally, come Satriani, come Steve Bay e come chi cavolo vi pare a voi, ma sicuramente non qui. Check it out, state bene, baci, baci, abbracci a tutti, vi voglio bene, vi stimo, love and peace.